Vent'anni di una manifestazione che richiama ad Arezzo sempre migliaia di sportivi e appassionati. Domenica 28 ottobre torna la mezza maratona Città di Arezzo, organizzata come sempre da Fabio Sinatti e dall'Unione Polisportiva Policiano. Il ritrovo in piazza Guido Monaco alle 8, partenza alle 10 da Via Crispi, tre i percorsi da 3, 9 e 21 chilometri. Nell'evento rientra il campionato italiano Vigili del Fuoco, Medici e Consulenti del Lavoro, già 2.500 gli iscritti. Ovviamente per quanto riguarda l'aspetto tecnico tenteranno in tutti i modi di battere questo record che detiene dal 2012 un etiope a Beresciane, e quindi quest'anno sembrerebbe che ci sono almeno 3-4 atleti che tenteranno questo risultato importante. Ovviamente nel mezzo speriamo che ci sia anche Stefano La Rosa, che è un altro azzurro protagonista, sempre stato protagonista qui ad Arezzo, quindi speriamo che si possa essere anche lui. A livello femminile ci sono anche lì i buoni propositi per poter fare anche un record, anche quello, quindi vediamo un po' se il tempo ci assiste, che le situazioni diciamo ideali meteo non ci creano problemi, questo potrebbe anche avvenire. C'è grande attesa per la gara, insomma, per la quale ovviamente c'è da battere questo record, però c'è tutto un altro mondo, quella della non competitiva, che diciamo raccoglie tanti appassionati, tanti atleti. Ma sì, questo tipo di manifestazioni hanno questa capacità, il coinvolgimento, sono manifestazioni inclusive, e quindi tutta la parte non competitiva, e quindi ci sarà chi corre ma ci sarà anche chi cammina, e quindi è una festa di colori, una festa di partecipazione che, ripeto, nessun altro sport riesce a realizzare. Anche i Vigili del Fuoco di corsa, voi lo siete sempre, ma insomma adesso gareggerete proprio. Ci sono circa 35 comandi che provengono da tutta Italia e circa 100 atleti che ci si augura in questi giorni che aumentano, perché purtroppo per problemi di servizio molte volte fino diciamo a ridosso alla manifestazione si aggiungono, insomma. Anche quest'anno abbiamo rinnovato la convenzione con i consulenti del lavoro di Roma, che ci danno il supporto per poter organizzare questa manifestazione. Per noi è motivo di orgoglio, perché rappresentiamo la nostra categoria, siamo una piccola rappresentanza in quanto in tutta Italia i consulenti del lavoro non tutti partecipano, però il numero è sempre crescente, questo fa vedere sempre un piccolo interesse. Io parteciperò anche in prima persona per rappresentare la mia città, e perché questa è la mia professione e lo faccio con orgoglio.